Questa è una torta alle mele davvero speciale. Niente burro, niente olio, ma un alleato goloso che la renderà soffice e deliziosa, il mascarpone. Oggi prepariamo insieme la torta di mele e mascarpone. Cominciamo. Comincio occupandomi delle mele che vanno sbucciate e poi tagliate a dadoni. Via il torsolo. Le mele sono tutte tagliate, le tengo da parte, saranno l'ultimo ingrediente che aggiungerò alla torta. E posso dedicarmi all'impasto. In questa ciotola verso le uova, un pizzico di sale e zucchero. Inizio a montare con le fruste. E continuo fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. E adesso, sempre con le fruste in movimento, aggiungo il mascarpone. Il segreto di questa ricetta, nonché un formaggio antichissimo, di cui pare fosse golosissimo anche Napoleone. Aggiungo anche la farina. E il lievito, entrambi già setacciati. Semi di una bacca di vaniglia. E non mi resta che aggiungere le mele. Le incorporo all'impasto aiutandomi con una spatola. E posso trasferire il tutto in una teglia che ho già imburrato e infarinato. Livello leggermente con una spatola. E la mia torta è pronta per cuocere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 50 minuti. Un tocco di zucchero a velo ed eccola qui, la mia torta mele e mascarpone, sofficissima, perfetta per merenda, colazione, ottima con una pallina di gelato, con un po' di panna. Ma sai che c'è, a me piace tantissimo così com'è. Buon appetito!